Ciao a tutti e benvenuti nel canale. Oggi parleremo di un prodotto innovativo che diciamo sta facendo parlare di sé per quanto riguarda la fotografia e i video a 360 gradi, la QooCam 3 di Kandao. In questo video andremo a esplorare le caratteristiche principali di questa fotocamera che ho qui in mano, vedete, valutandone le prestazioni, scoprendo come può migliorare la nostra esperienza di cattura immagini e video immersivi a 360 gradi, ma soprattutto a costi decisamente abbordabili. Pensate che adesso su Amazon non costa nemmeno 300 euro. Dunque vi spiego tutto in questo mio contenuto, vi farò vedere immagini, un video spero interessante, ma prima di iniziare, come al solito, vi chiedo un like, un'iscrizione al canale se ancora non siete iscritti, e dunque vi spiego esattamente come funziona, anche se avete già visto qualche piccola immagine registrata con lei. Diciamocela tutta, la QooCam 3 rappresenta un passo significativo in avanti nella tecnologia delle fotocamere a 360 gradi a costi accessibili. Lei è la camera che costa meno sul mercato, che offre questo tipo di video. Ha un design compatto, ha una funzionalità avanzate, è ideale per chi desidera creare contenuti immersivi ad alta qualità. E vediamo insieme cosa contiene la confezione. Io ho la versione travel con 2 batterie e anche lui, ovvero il selfie stick invisibile. Vediamo un po'. Nella confezione ovviamente troviamo semplicemente il cavo USB, la camera, eccola qua, la camera, il QR code, adesso vedremo, per l'app, e niente più. Ovviamente abbiamo anche, a parte la batteria, abbiamo la scheda micro SD Lexar da 64 giga e per finire abbiamo anche il selfie stick, eccolo qua, e lo vedremo a breve in azione. Se parliamo di caratteristiche di risoluzione, beh, questa QooCam 3 offre una risoluzione video a 5,7K che permette di catturare appunto video dettagliati e sorprendenti. Ovviamente scatta anche foto di alta qualità ed è ideale per contenuti VR e per riprese che richiedono un alto livello di precisione. Vi faccio vedere un po' dal menu della camera con l'accensione e tutto, e vediamo anche un po' di impostazioni di questo piccolo oggetto davvero interessante. Guardiamolo insieme. Andremo ovviamente ad accenderla premendo questo tasto qua a lungo, la camera andrà a accendersi, vedete, sul display, eccolo qui, e possiamo andare ovviamente a decidere con degli swipe la risoluzione, che massima arriva a 5,7K a 30 fps, 4K a 60, 4K a 30, ok? Scorrendo in giù riapre, vedete, ci segnala che non è a bordo la scheda SD, è possibile andare a impostare l'esposizione automatica oppure in modo manuale, lavorando sull'ISO ovviamente, oppure in automatico facendo una sovraesposizione, una sottoesposizione. Scendendo in giù da qua possiamo andare nelle impostazioni, andiamo un po', e possiamo andare a modificare anche il linguaggio, però la lingua purtroppo è solo in inglese, per cui dobbiamo usare la lingua inglese. È possibile anche andare a aumentare o diminuire la luminosità del display, è possibile andare a aumentare l'audio della nostra impostazione, il blocco dell'orientamento, sblocchiamolo, e poi abbiamo questa iconcina qui che è l'indicatore off on della registrazione, eccolo qua, e ritiriamo su. Di fatto questo è tutto quello che noi dobbiamo andare a fare. Da qua ci rotiamo la camera, eccola qua, e cliccando qua diciamo che blocchiamo il nostro display. Vedete, da qua si blocca il display, cliccando e facendo uno swipe va a bloccarsi, a sbloccarsi. Per il discorso della SD, vedete la camera è tutta qua, dobbiamo andare a aprire quest'area qua. Da qua la batteria ovviamente è, eccola qua, si toglie e si mette da qui, e possiamo andare a inserire direttamente qua dentro la SD. Vedete, la andiamo a premere, eccola, che a questo punto ci permette di fare una registrazione. Premendo il tasto qua sopra, ecco che inizia ovviamente la nostra registrazione. Premendo ancora, ovviamente si stoppa la registrazione, e cliccando qua in basso a sinistra è possibile andare a impostare timelapse, video, foto, DNG, intervallo A/B. Diciamo che questo prodotto è un prodotto che comunque grazie alla stabilizzazione dell'immagine a 6 assi garantisce anche riprese decisamente fluide anche in movimento, riducendo al minimo le vibrazioni e i tremolii, e rende questa fotocamera decisamente perfetta anche per attività all'aperto, sport d'azione, sport estremi. Vi faccio vedere una delle piccole immagini che ho registrato io all'aperto con selfie stick, con lui che sta, vedete qua, eccolo qua, e che camminando e muovendomi praticamente mi ha gestito anche la stabilizzazione e il movimento appunto mio mentre mi muovevo. Vedete un po', perché mi piace farvi vedere un po' come funziona. Questa fotocamera supporta diverse modalità di registrazione, tra cui video a 360 gradi, le foto panoramiche, i timelapse, e lo abbiamo visto proprio nello scorrimento del menu a inizio del video. E questa versatilità permette di sperimentare e creare davvero contenuti interessanti. Questa camera è decisamente facile da usare perché ha un'interfaccia intuitiva, a poche impostazioni e controlli particolari, rendono appunto l'uso della stessa accessibile assolutamente anche a principianti. L'app Companion offre ulteriori strumenti per l'editing e la condivisione dei contenuti. E adesso vi faccio vedere esattamente come funziona proprio la app iOS e Android, e vi faccio anche vedere come editare, aprire un video, modificarlo direttamente dal nostro smartphone, anche perché ci sono applicazioni che offre Kandao per usarle non mobile. E ve lo faccio vedere direttamente dal sito del produttore. Se andiamo su download e scendiamo, vedete ci sono Kandao Raw, che ci sono due versioni, sia Windows che Mac da scaricare, ma abbiamo anche QooCam Studio 2.0, anche in questo caso applicazione sia Windows che applicazione Mac. La potete installare e editare direttamente con il vostro sistema desktop. Ma vediamo insieme un po' di editing fatto direttamente dallo smartphone, che possono usare tutti. Andiamo a accendere la camera, avviamo la app, eccola qui. Andiamo in connessione, connetti camera, ovviamente l'abbiamo abbinata con il Bluetooth, accedi, la connessione che avviene, e in questo momento vediamo anche quello che vede la camera, e possiamo anche registrare da qui, ma possiamo andare anche ovviamente nelle impostazioni e possiamo andare anche a prenderci i video realizzati e li possiamo ovviamente scaricare, eppure anche lavorare. Per usarli è sufficiente andare a selezionare i video che ci interessano, cliccare qua sopra e scaricarli, ovviamente da dove? Dalla Kandao Cam 3 direttamente allo smartphone per poi lavorarli. Dunque, una volta spenta la camera, abbiamo l'impostazione camera qua, ma se scegliamo app vediamo tutte le immagini che abbiamo scaricato dalla camera all'app. Questo per capire come funziona se vogliamo usare solo esclusivamente lo smartphone per fare i nostri editing. Scegliamoci adesso un video, per esempio questo, e ecco che lui ci fa vedere. Intanto questo video è un video, ovviamente vedete, fermo, fatto con l'asta, vedete, è ha una buona stabilizzazione. Però noi cosa possiamo fare? Possiamo andare a stoppare, cliccare innanzitutto, questo mi permette di tenere attivo l'horizon steady della stabilizzazione, ho possibilità di fare anche un view look steady, oppure disabilitarla. Lasciamo horizon steady, posso usare il color correction, vedete, e il nadir logo. Questo in questo caso lo potrei togliere, clicco fuori. A questo punto potrei andare a cliccare qua e cambiare le impostazioni, ma cliccando su questa piccola matita, vedete, posso andare a decidere a questo punto la visualizzazione. Intanto decidiamo di usare il 9/16, ma come vediamo abbiamo un angolo di inquadratura molto largo, abbiamo un fov molto largo. Allora andiamo semplicemente a cliccare su projection qua sotto e troviamo l'inquadratura giusta, e se ci muoviamo, vedete qua, riusciamo anche a decidere qual è l'inquadratura che ci serve. Una volta decisa l'inquadratura, magari che potrebbe essere questa, andiamo a scegliere un keyframe classico e accendiamo il keyframe, andiamo avanti, ok? Andiamo avanti, ci spostiamo, magari vedete innanzitutto il selfie stick sparisce, ci spostiamo magari più in qua, rotiamo la camera così e aggiungiamo un nuovo keyframe, ok? Dunque se noi andiamo a dare play, vedete, ecco che lui ci fa la classica rotazione tipica. Volendo, ve lo faccio vedere, innanzitutto torno indietro, vado a scegliere una sequenza mentre magari stiamo camminando, che è questa qui, vedete la stabilizzazione è ottimale, direi. Andando a modificare questo mi cambia, ma se io vado qua e vado a decidere magari di inquadrarmi direttamente, posso usare anche lo smart track, eccolo qua, lui mi inquadra direttamente, fa un active track, vedete, e mi inquadra direttamente. Avete visto, è decisamente interessante, è un po' come chi conosce la Insta360, un po' simile a quella, un po' più semplice nell'uso, ma simile a quella. Questa camera si distingue anche per delle prestazioni eccellenti in condizioni di scarsa luminosità. La qualità dell'immagine rimane buona anche in ambienti magari meno illuminati, e quando c'è una scarsa illuminazione o cambia la luce, beh, sicuramente le cose si fanno difficili. Lei riesce a catturare a 360 gradi anche immagini nel cambio luce non male. Guardate un po'. Cambio luce. Entriamo nel buio, andiamo verso la luce, siamo quasi alla luce e ora usciamo all'aperto. Sotto questo aspetto, ma decisamente, vi dirò la verità, sorpreso. Inoltre ha la capacità di catturare audio a 360 gradi e questo arricchisce l'esperienza immersiva rendendo i video più coinvolgenti, anche se devo essere onesto, l'audio registra, anche se in post produzione con l'app si mette tutto volume, non è altissimo, dunque doveva avere un volume un po' più alto. Parliamo di batteria e archiviazione. Loro dichiarano che la batteria ha una lunga durata e permette di registrare per diverse ore senza interruzioni. Io posso dirvi, ho due batterie e non ha una durata lunghissima, dura abbastanza ma non tantissimo. La fotocamera supporta schede micro SD ad alta capacità per registrare e archiviare le riprese e all'interno io della confezione, come avete visto, ho trovato un SD da 64 GB. Parliamo di connettività. La fotocamera ha una connettività Wi-Fi Bluetooth che facilita il trasferimento dei file del controllo remoto tramite smartphone, e questa funzione è particolarmente utile per le riprese a distanza e per l'uso in contesti difficili da raggiungere. Se mettiamo la camera da qualche parte la vediamo nel display del nostro smartphone. Beh, siamo arrivati alla fine di questo video, avete visto un po' di immagini, avete visto diverse cose, video lungo come sempre ma spero esaustivo. Questa QooCam 3 di Kandao è una fotocamera a 360 gradi, versatile, potente, perfetta per chi cerca diciamo un dispositivo in grado di offrire una qualità e anche una facilità d'uso. E che siate dei creatori di contenuti o anche degli appassionati diciamo di fotografia immersiva, beh, con la QooCam 3 sicuramente potrete fare cose interessanti. Dunque credo sia un prodotto sotto questo aspetto da considerare, anche perché, ve lo ripeto, è la camera a 360 gradi meno cara che c'è sul mercato, 296 euro. La prendete e portate a casa le riprese a 360 gradi intorno a voi, e questo non è veramente un dettaglio. Ovvio, se parliamo di Insta360, parliamo di GoPro, è ovvio, abbiamo una risoluzione migliore, una post-produzione migliore, ma vi assicuro che è un oggettino davvero molto interessante. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, lasciate un like se vi va, ci vediamo alla prossima, ciao dai Bighe.